Bene, sempre molto difficile intervenire dopo Nicolino Tosoni, però cercherò di fare del mio meglio, voglio dire, per non annoiarvi. Non mi lamenterò sul fatto che il dibattito generale è cominciato alle ore 10:40 di domenica, quindi non facendolo mi sono lamentato lo stesso, quindi va bene così. Allora, vado per flash chiedendo ad Enzo di concedermi 2 minuti in più perché vorrei relazionare sui gruppi locali, in quanto mi sono occupato dei gruppi locali nel corso insomma, di quest'anno per l'associazione. E la prima cosa che voglio dire è ringraziare davvero, cioè mi associo ai ringraziamenti che Iuri ha fatto al tesoriere che ha deciso di non ricandidarsi, e io voglio ringraziare veramente di cuore Leonardo per, diciamo, il lavoro eccellente, voglio dire, che ha svolto, e sono sicuro che il nuovo tesoriere, voglio dire, sarà sicuramente all'altezza del compito per le necessità dell'associazione. Sui gruppi locali dico, in questa associazione è un po' una missione impossibile, ma non perché ci siano dei problemi particolari. Io penso che costituire dei gruppi locali, per come è strutturata la nostra associazione, per la vocazione della nostra associazione, che non offre sui territori dei servizi diretti di assistenza, è comunque assai difficoltoso. Ciò non toglie però che vale la pena continuare non solo a mantenere la regolamentazione che permette la nascita dei gruppi locali, apro parentesi, nel corso di quest'ultimo periodo, quindi dal congresso dell'anno scorso fino a quest'anno, è stato costituito un solo gruppo locale in Calabria, si è costituito ed insediato proprio in occasione del congresso, non c'è stata la possibilità di insediarne degli altri. Questo aspetto, anche se la nostra associazione non ha la vocazione di servizi alle persone sui territori, vale la pena però di continuare ad insistere e magari trovare anche nuove formule, nuove idee per fare in modo che si possano costituire, perché laddove si costituiscono scattano poi dopo delle dinamiche interessanti. Non vi faccio la disamina di ciò che ha fatto nel corso degli ultimi anni il gruppo locale calabrese, quindi le collaborazioni che ha innescato con decine di altre associazioni. La cosa più importante, secondo me, motivo anche d'orgoglio, è stata la possibilità, grazie anche ad un know-how che abbiamo internamente sviluppato, e mi riferisco al know-how di Gabriella Friso, che oltre a seguire il gruppo di affermazione civile si occupa anche di migranti, noi, grazie ad una segnalazione che ci è venuta da Caritas, siamo riusciti ad assistere un ragazzo tunisino che in Italia, diciamo, presente sul territorio italiano in modo irregolare per 3 anni, ma semplicemente perché nessuno è stato in grado di dargli le informazioni giuste, quindi di dirgli quello che erano i suoi diritti in quanto persona omosessuale che è andata via dal suo paese per questa ragione. Conosciamo, diciamo, la situazione in Tunisia tra le persone omosessuali, è una situazione abbastanza difficile. Beh, noi siamo riusciti, al costo di quella odissea che devono subire i migranti fino a quando gli viene riconosciuto lo status di rifugiato, parlo di un'odissea nel vero senso della parola, perché assistere a questa persona ha significato capire che un migrante, per ottenere un suo diritto, deve andare in questura 17 volte. Magari l'ufficio immigrazione è anche in un posto dove non ci arriva l'autobus, magari ti devi fare a piedi 3 chilometri, cioè giusto così, d'amblè. E magari non parli bene l'italiano e fai fatica ogni volta che devi andare a parlare con uno sportello. Allora dico, in quello che è la vita di un'associazione, lo scopo di un'associazione, che è quello comunque di far migliorare, noi ci occupiamo di politica, per cui la nostra ambizione è quella di migliorare la vita di milioni di persone. Beh, la soddisfazione di poter raggiungere questo scopo, che è scritto poi dopo nello statuto, quando tu questa cosa la fai anche per una sola persona, che riesci comunque ad assisterlo e a migliorargli, voglio dire, la vita, a fare qualcosa di positivo per lui, anche questa qui è una soddisfazione assolutamente meritevole e non inferiore a quello che è magari lo scopo più alto di un'associazione nazionale, eccetera, eccetera.
Quindi dico, vale la pena continuare ad insistere con i gruppi locali, vale la pena magari poi in seno al nuovo direttivo, il nuovo direttivo magari si prenderà carico di aprire in questi termini una discussione, cercare di valutare quelli che sono le nostre competenze, i nostri know-how e questa risorsa straordinaria che è Gabriella Friso, perché magari incominciare a pensare in seno di gruppi locali di poter offrire determinati servizi mirati forse è una cosa che ci può dare grandissima soddisfazione. Enzo nella giornata di ieri ben 2-3 volte ci ha invitato ad esprimerci sulla relazione di Yuri, sulla relazione di Leonardo, di aprire diciamo un dibattito. Io su questo sarò brevissimo, veramente poco da dire, perché sulla relazione di Yuri io dico, la relazione di Yuri di ieri dal mio personale punto di vista è stata la migliore di sempre, e io dentro ci ho trovato contenuti politici, analisi, obiettivi politici. E soprattutto una cosa che, voglio dire, spesso manca, soprattutto nella relazione, a chiarezza. Io su questo, cioè non posso dire altro che respiro a pieni polmoni. A pacchetto, mi va bene tutto, Yuri. Non ho nessuna osservazione, voglio dire, da fare in tal senso. Però una cosa la voglio dire, perché è stata rimarcata anche dai nostri ospiti, è stata rimarcata... è stata ripresa nell'intervento di Flavio Romani, è stata ripresa nell'intervento di Irene Ciulli. Prima di dirvi però questa cosa qui alla quale ci tengo, voglio aprire una parentesi. Oggi è il compleanno di Aurelio Mancuso, gli faccio gli auguri di buon compleanno, va bene? È stato invitato, purtroppo non è qua, questo mi dispiace, perché una cosa gliela voglio dire. Sono d'accordo con lui sulla sua opinione per quanto riguarda la gestazione per altri. Cioè, nel senso, Aurelio Mancuso ha dichiarato attraverso un'intervista che sulla gestazione per altri è assolutamente contrario, e ha invitato pubblicamente le persone omosessuali di genere maschile a fare un passo indietro in tal senso, va bene? E, allora, io sono d'accordo con lui su un aspetto, cioè nel senso, nella mia famiglia, cioè io ne ho discusso con il mio compagno, quindi per me e il mio compagno, per noi non ci si addice la gestazione per altri, quindi noi non lo faremmo. Ma da lì a dire che io faccio una battaglia e chiedo agli altri di fare un passo indietro, mi sembra un'azione talmente illiberale, talmente... Vabbè, mi limito soltanto a fare gli auguri di buon compleanno ad Aurelio Mancuso e mi fermo qua, bene? Buon compleanno, perché è un'azione veramente illiberale. In questa associazione ci sto bene, perché anche le cose che non mi stanno bene a carattere personale mi spingono e mi danno la possibilità però di battermi politicamente affinché gli altri possano esercitare questa facoltà e non un obbligo. Detto questo, passo alla parte che tenevo di più. Allora, Yuri, e ripeto anche gli altri, c'è stato un po' un leitmotiv, no? Quello di dobbiamo fare più rete. Si avverte in questo momento la necessità di essere più forti, perché siamo ad un giro di boa. Siamo un po' a quel giro di boa come 10 anni fa. 10 anni fa si discutevano i famosi Dico, c'era l'onorevole Bindi, vabbè, poi ci hanno deliziato Dico, di Dorecus, non ne parliamo. Però sta cosa voglio raccontare, c'è la famosa onorevole Bindi con l'onorevole Bollastrini, quindi le due anime un po' contrapposte, dicevano vabbè, ci dobbiamo chiudere in una stanza perché dobbiamo trovare la quadra e noi dobbiamo uscire con la proposta sui Dico. Ok, uscirono con la proposta sui Dico, sapete qual era la cosa? Era quella che per potersi sposare, perché poi per le persone Dico significa quello, giuridicamente sposare molto poco in realtà, no, Dico era una cosa proprio così, bisognava mandarsi una raccomandata vicendevolmente. Ma la cosa ha un risvolto diciamo un po' comico. Il mio compagno lavora alla posta, ve lo immaginate un po' che fa l'officiante di se stesso e dice oggi mi sposo con Marco, va in ufficio bello incravattato e poi dice oggi mi sposo, questa è la raccomandata, ta, e ci mette il bollo di sopra. Cioè, questo è il modo in cui tanti politici italiani trattano le persone come noi, che poi, voglio dire, hanno questo piccolo dettaglio di non appartenere
alla maggioranza, ad una maggioranza di persone di un determinato orientamento sessuale. Allora, identità, va bene. Adesso noi siamo al un giro di boa come 10 anni fa e quindi è necessario fare rete. Io questo lo dico da sempre, cioè lo dico da un po' di tempo. Però ricordo prima di tutto a me stesso, ricordo a questa associazione e anche a tutte le altre che c'è bisogno di reciprocità. Noi non possiamo pretendere che tutto l'universo mondo sposi e acquisisca, diciamo, adotti quello che è la nostra battaglia senza che noi non diamo poi niente. Voglio fare un esempio. Un mese fa a Roma, il 10 o l'11 ottobre, non mi ricordo, si è svolta, come da quasi 10 anni a questa parte, la marcia internazionale per la libertà delle minoranze, e dei popoli oppressi. Va bene? Ok. Allora, questa manifestazione sono quasi 10 anni che si svolge, con un certo successo. L'edizione dell'anno scorso si è svolta a Parigi. Questa manifestazione la fa un'associazione che si chiama Società Libera. Società Libera ha sede a Roma e a Milano. Farla a Parigi, voglio dire, tu vai in una capitale dove non hai, hai pochi agganci, eccetera, eccetera, venne Pannella, si fecero 3.000 presenze. Va bene? La marcia fatta a Roma, i primi anni, ha avuto una certa partecipazione, picco più basso quest'anno, c'era Pannella come esponente, c'erano diversi esponenti, c'era addirittura la Piega Ler che venne dagli Stati Uniti, è venuta dagli Stati Uniti appositamente per questa cosa qua, era una giornata da cani, pioveva tantissimo. Volete sapere quante presenze ha fatto questa marcia? 115, ok? L'ho contati io uno per uno, però non è stata una cosa difficile, 115, voglio dire, piazza Campidoglio, va bene? Demerito di Società Libera? No. Demerito di Società Libera? No, merito di Società Libera. Perché come tutti gli anni ha invitato tutti i partiti politici, tutte le associazioni, io non ho visto nella bandiera di certi diritti, che poi c'era, ci stavo io, forse ci stavo. E perché non hai portato la bandiera? Nicolino, ho portato la bandiera, non ti preoccupare. Non l'ho potuta srotolare perché pioveva. Non c'erano le bandiere di arcini gay, non c'erano le bandiere della miriade di tantissime altre associazioni che comunque oggi percorrono e cavalcano la strada del dobbiamo fare più rete. Allora, dobbiamo fare più rete? Benissimo. Si fa rete per esempio molto facilmente con la CGIL. Noi l'abbiamo fatto, Gio, abbiamo fatto delle cose egregie con la CGIL. Addirittura siamo diventati dei punti di riferimento in Calabria per la CGIL, perché la CGIL regionale, quando ha a che fare con qualche cosa che riguarda la comunità LGBT, dà un colpo di telefono, ti chiama e ti dice: Marco, sta cosa come la dobbiamo fare, che tu sei più esperto e quindi sei anche all'interno di noi, c'è questo scambio. Questo però si fa soltanto, e ricordiamoci, se c'è e ci sarà reciprocità. Non possiamo pretendere che la nostra associazione, come tutte le altre, non possiamo pretendere che tutto l'universo mondo sposi le nostre battaglie, le porti avanti, se noi non siamo disponibili anche a dare. Quindi che si apra soprattutto in seno al direttivo, al futuro direttivo, in seno alla futura segreteria, un'ampia discussione su come fare questa rete, su come farlo nel migliore dei modi e in modo efficace, perché ce n'è assolutamente bisogno in un momento delicato come questo, perché forse a qualcosa ci siamo, e per fare in modo che non venga fuori una vera e propria porcheria come quella che stanno preparando, ci dobbiamo dare da fare affinché si cerchi di limitare il più possibile i danni. Vi ringrazio. Grazie Marco, ti ho lasciato tutto giustamente come ti ho richiesto.